Perfetto, abbiamo iniziato per Maria. Ciao Monica. Ciao. E iniziamo, scendiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Uh, non vedo lei direttamente come se mi presentasse l'immagine tipo di un cartone animato. Mi fa vedere Mickey Mouse? Mm -hmm. Però è come se questo Mickey Mouse fosse un po' a disagio. Come se eh, stesse... Eh, a disagio, a disagio. disagio. A disagio ehm, è come se celasse qualcosa, eh, nel senso che ha quest'aria buffa e divertita, però è come se io avvertissi in questo Mickey Mouse invece un senso di ansia e me lo mostra eh, portandomi avanti la mano destra, come se non mi volesse far vedere qualcosa o come se mi volesse dire ma no, non ti preoccupare. Ma io avverto il suo senso d'ansia e poi se guardo eh, lateralmente, come se fosse di spalle, vedo una grossa lumaca, eh, sei tutta viscida, uh -huh. che eh, sta puntando Mickey Mouse. Va bene, dov'è Maria? È come se fosse la regista di questa scena. Dà l'autorizzazione? Eh sì, la vedo disperata, in lacrime, e come se volesse in un certo senso eh, <ride> mh, eh, non mostrarmi completamente questa scenografia. Un po' per imbarazzo, un po' per pentimento. Un grande conflitto interiore. <ride> Quindi c'è Mickey Mouse. Una lumaca, entità et eteriche. La lumaca la rivedo, è proprio grande e poi proprio mh, mi fa vedere questi corni, tutta questa bava. Uh -huh. e, vabbè, direi un insettoide questo. Uh, Eh, poi un pesce grosso, eh, poi ancora un serpente, e eh, poi c'è tipo eh, un omone, che però è più diciamo così una sorta di demone del secondo universo, molto grosso, molto peloso, anche ricurvo proprio. Gobbo. Uh... 2 di L. E Mickey Mouse Dov'è? È come se fosse un po', boh, in quel caso la, la vittima dell'umacone, quell'immagine che mi ha proiettato. Cioè, come se Mickey Mouse fosse un po' un simbolo così di, di un bambino o un ragazzino indifeso: entità mentali. Cioè a me viene quasi in, in spagnolo, però boh, non so se si ha da dire in spagnolo, perché mi viene liberation sexual, ehm, e poi eh, caos con la K. liberazione sexual, direi livello 5 adesso, in passato anche 7. È, è quella che l'ha portata ad avere una serie eh, di comportamenti, chiamiamo libertini, eh, pensando eh, che eh, la sua forza, la sua autonomia, la sua indipendenza, la sua crescita passasse attraverso la liberazione sessuale, quindi dall'avere eh, una condotta sessuale eh, libera. Eh, e quindi, mh, sia a livello diciamo così eh, di scelta personale, sia a un certo punto a livello quasi obbligato, mh, perché non c'erano altre scelte di vita possibili per vivere. Ecco. Eh, L'altra che è caos con la K. Eh, Io direi qua siamo sul 6 e sta ad indicare eh, una forte eh, confusione. Me lo fa vedere come se fosse un turbine, proprio eh, che parte da dentro di sé e che poi eh, coinvolge tutto quello che sta nel suo raggio d'azione suo raggio d'azione fisico ed energetico. Quindi una totale confusione, eh, una, um, una serie di eh, tormentati dubbi riguardo a chi è lei, a chi sono le persone che la circondano, perché questi rapporti um, e vedo che spesso ha delle risposte che sono in conflitto fra di loro e che oltretutto la portano in conflitto con se stessa, generando complessivamente un gran senso mh, di letterale caos, di disordine completo, dentro di sé e fuori di sé. Mm -hmm. Impianti. L'impianto mentale è come se fosse una specie di accetta. Che le prende il centro della testa quasi a, a dividere eh, i due emisferi cerebrali, quindi creando una divisione tra l'emisfero cerebrale destro e l'emisfero cerebrale sinistro, poi c'è un impianto alla bocca come se fosse una specie di ehm, sei lo stecchino del ghiacciolo infilato in fondo in fondo fino alla bocca, sicché lei deve tenere i denti stretti quello eh, sì legno che poi anche quello del dentista da bambino sì questo proprio orecchie hm? come se fossero due eh, tappi eh, di quelli che utilizzi quando vuoi andare a dormire senza sentire i rumori tappi di cera tipo eh, intestino ecco vedi non le ho chiesto se ha delle intolleranze eh, intestino mm, ginocchia mm. cosa direi nome del progetto di maria a me viene funghi porcini e mi fa sentire come eh, una sorta di ambiente caldo umido Dove possono svilupparsi? Eh, sì. Mi dà proprio la sensazione sia di questo ambiente eh, un po' nascosto. Mm. Mm. Eh, quindi sai, nel sottobosco eh, e infatti vanno un po' cercati no? i funghi porcini, mm, bisogna darsi un po' da fare per trovarli, però allo stesso tempo funghi porcini come se mi rimandasse all'idea proprio un po' del porcino, quindi eh, della sessualità, qualche forma di perversione, eh, qualcosa di torbido intorno. Funghi porcini, va bene. Vibrazione di Maria. 1 eh, miliardo virgola due, consapevolezza uh, 132 circa PS 36 vite allora, 2854 cervello 7.23 Quando io ti chiedo questi valori come ti arrivano? Mm, non è sempre uguale. Eh? A volte sembra quasi una lancetta di un manometro, e quindi devo vedere come l'indicatore della pressione. Diciamo così, no? Mm -hmm. Altre volte arriva proprio il numero netto. Ok, e chi te lo manda questa informazione? l'anima della, della persona con cui mi sto connettendo. Vai, guardala l'anima di Maria, vediamo che aspetto a oggi. Sembra una spugna eh, dove vedo i vari buchi. SpongeBob. Sì. Lei me, me li dà diversi eh, riferimenti alla sua infanzia. Infatti mi ha colpito che lei non... Non abbia parlato minimamente della sua infanzia. Vabbè. Perché secondo me ci sono delle risposte lì. Andiamo alla Maria, piccola, bambino interiore. <coughs> Sappiamo che quando siamo bambini siamo molto più vicini alla nostra anima, no? Molto più puri. Andiamo a un momento importante della vita infantile, dell'infanzia di Maria. A questo avremmo dovuto un po' di più approfondirlo con lei perché io vedo anche del sangue e non riesco a capire a cosa sia collegato. Perché potrebbe anche essere che lei abbia avuto una sorta di ricordo della propria nascita e io non so se la madre ha perso tanto sangue o se è accaduto un episodio per cui lei ha visto tanto sangue. Perché questa cosa del sangue... Poi purtroppo ci sono stati tanti problemi di connessione no? con Maria, quindi non era possibile affrontare questa cosa. E io non so se lei ti può scrivere qualcosa rispetto al sangue. Ah, vabbè, ma noi andiamo a concetti: va bene, c'è il sangue alla, alla richiesta infanzia di Maria. C'è il sangue, ok. Un episodio specifico. È una nascita che vedi difficoltosa? Uh, Molestia? Mh, non lo so. Secondo me lei è, eh, è piccola, però è già nata. Uh, è piccola, pochi anni, potrebbe avere tre anni, così, quattro anni, una cosa del genere, ecco. In cui ancora non hai minimamente no, una possibilità di discernimento, di valutazione così non lo so perché mi fa vedere una bambola e vedo del sangue vicino. Sulla bambola e vi, è vicino alla bambola. Su, per terra? Sì, per terra, sì, esatto, terra. e di chi è questo sangue? Io non lo so, Maria, eh, secondo me no. no. No, di un animale no, non riesco a capire se Maria abbia assistito a sua volta a magari eh, delle violenze, sai, no? Se in famiglia eh. della mamma subito, dalla mamma eh, eh, può darsi. Non è semplice così, senza avere nessun riferimento. Ok, va bene. Vai a un momento bello della vita di Maria, dell'infanzia di Maria. Mentre sfoglia un libro tipo Di Fiabe, eh, o comunque eh, eh, un libro un po' fantasy, diciamo così, ecco, in cui lei può sognare. Eh, lei ha mh, sempre avuto. Eh, una forte predisposizione per la conoscenza eh, e anche per eh, un po' la vita da sognatrice. Deve essere accaduto qualcosa per cui ha fortemente poi represso questo, perché lei è esattamente il contrario di come si dipinge. Lei che dice io sono insensibile, io sono rompiscatole, eccetera, lei è esattamente l'opposto, come se fossero avvenuti degli eventi che, eh, vedi questa ascia che ti ho detto, no? perché poi alla fine siamo noi che scegliamo tutto, no? come a separare l'emisfero destro dall'emisfero sinistro, come a non voler riconoscere e accettare quella che è la sua eh, profonda eh, essenza che è l'esatto contrario, di grande sensibilità, molto sognatrice e molto eh, ma, idealista anche, che lei crede moltissimo invece nei valori profondi dell'essere umano, anche se nella sua vita sembra aver tradotto l'esatto opposto. E la corazza? Mm questo capisci cioè lei giustamente ha visto che si sta ehm, creando una corazza e la, e la domanda che ha fatto è molto giusta cioè è una difesa oppure sono io che sono fatta così e la risposta è che è una difesa cioè sono accadute delle cose che secondo me lei ha, ha anche rimosso, per tanto sono state dolorose ma prima però dei vent'anni che le, le hanno fatto avere tutti i suoi comportamenti successivi perché lei di base invece è una persona estremamente delicata e sensibile. Quali sono questi eventi? Eh, io ti dico che secondo me ci sono state delle cose familiari, ma eh, non all eh, Quindi parlo della sua famiglia eh, intesa come allora, lei ha che... anche un fratello. Lei ha un fratello. Mm. Non lo possiamo sapere eh. perché non. Ah, non è. Detto, no, nel senso, non so, non vedo il video e non credo che possa uh, scrivere annaggia, vedi tutto così. Mm, eh, non è un caso no che sia eh, così difficoltoso tutto quanto. Bisogna sempre venire perché... molto preparati alla propria sessione, aver fatto tutti i test che io chiedo, se non li fate, eh, non ci possiamo fare, io non ci posso fare niente. Se non seguite Questo... quelle quattro regole che vi do io non ci posso fare assolutamente nulla. Questo perché Maria ha veramente questa resistenza ad andare a recuperare certi contenuti, capisci? Sì. E quindi si traduce anche in tutte queste difficoltà tecniche che lei stessa si è creata. Vabbè. Ha subito molestie da bambina e non le ricorda, sì o no? Ci sono delle problematiche all'interno della sua famiglia d'origine, inteso come genitori, e io vedo io Parezi. vedo un fratello ecco sì eh, ed è a, da andare a ricercare lì sono accadute delle cose per lei traumatiche Molestere. che le hanno fatto ehm, allora secondo me c'era allora o una forte ambiguità perché l'immagine iniziale di Mickey Mouse mi dà proprio questo senso di ansia di confusione di ambiguità delle cose che sono difficili da incasellare e quindi che hanno generato in lei una specie di rifiuto mh, per quella che è eh, di base la sua totale ingenuità, candore, eh, il suo essere una persona quasi eh, utopistica, capisci? Che, che, che vuole la bellezza, che vuole eh, la semplicità e, a, a, e si è creata questa proprio accetta, mh? questa spaccatura qui e da dire no. Tu adesso non devi più essere così. Tu adesso devi essere eh, molto pratica, molto quasi eh, fredda, indifferente, eh, quindi eh, materialista. Non avere rispetto per i valori, non avere rispetto per il tuo corpo. Io credo che se Maria va a risanare questa sua prima parte della vita, risolve tutto il resto, incluso i problemi con i figli. Causa esoterica dei grossi problemi con la figlia e col figlio. Eh, lei sta offrendo a questi figli eh, una Maria non autentica. È come se portasse ai figli eh, una Maria traumatizzata dalla vita con traumi non risolti. Quando invece potrebbe andare a eh, risolvere questi suoi personali traumi e portare ai figli la vera Maria, perché la vera Maria è una madre eccezionale. Ma finché continua a portare quella roba lì, che di fatto è come, eh, come posso spiegarti, un qualcosa di marcio, cioè lei è come se offrisse un qualcosa di marcio. E che oltretutto non viene percepito come vero, come naturale, come autentico. Per quello che lei ha continui conflitti eh, con i figli, perché i figli percepiscono questo. Che c'è una non purezza, che no, c'è una non autenticità, che c'è una scorza esterna, una scorza che è diventata quasi muffosa, ammuffita. La corazza. Quindi non sono sì. vite passate queste che... Ehm, no, siccome si... no. È questa vita, lei si deve concentrare su questa vita perché, perché lei fa questo salto. Lei fa questo salto, praticamente non considera i suoi primi vent'anni e dice: va bene saranno vite precedenti, mm. e invece deve proprio concentrarsi su quei vent'anni lì perché più la figlia del figlio. Mm. Allora, credo che la figlia sia la più grande. È stata la prima ad avere ovviamente questo tipo di connessione. Ok, con lei. Oltretutto, la figlia stessa è madre, quindi la condizione è simile, no? Adesso, come adesso, abbiamo due madri a confronto. Non so, cioè è come se, è come se la figlia volesse entrare. Ehm, in alcuni spiragli che Maria ha, ma viene respinta. Ed è come se... Mamma oh, mia, quando lei, quando la figlia guarda la madre, è come se vedesse eh, quella parte ehm, avariata, traumatizzata, irrisolta e provando ad entrare in quegli spiragli però non ci riesce e prevale questa parte qui traumatizzata e poi successivamente eh, indurita eh, raffreddata scontrosa ma si gioca tutto lì però eh. e del figlio nella specifico la causa del rapporto difficile col figlio. Me lo collega come agli elementi maschili della famiglia di origine di Maria. Come se lei mi fa vedere che schiaccia un interruttore e questo interruttore è collegato. A me sembra un fratello più il padre. Okay? Come se nel momento in cui sblocca quell'interruttore lì sblocca l'interruttore con il figlio. Quindi c'è una sorta di filo di collegamento tra il figlio e eh, il padre e comunque insomma la parte maschile della sua famiglia d'origine. Ed è un filo contaminato che può essere tranquillamente ripulito. Ma deve essere fatto quel lavoro lì di pulizia. Quale In pulizia? Quella part, eh, nella parte della sua vita che concerne la sua famiglia d'origine. Non capisco, comunque, questa sessione. Non capisco qual è il bandolo della matassa. Alla fine è lei che crea tutto. Non c'entra niente la sua famiglia, secondo me. I rapporti. Che, mh, ci sono stati all'interno di quella famiglia lì d'origine. Gli eventi, gli intrecci che si sono creati all'interno della sua famiglia d'origine. Sono accadute delle cose mh, in cui lei non ha messo ordine, ok? Non, non ha trovato un'armonia in queste cose. la sua bambina. Semplicemente interiore. coperte, coperte, boh. Andiamo alla sua anima. La sua anima sa tutto. Cosa non si ricorda? Cosa siamo qui a fare oggi? Allora, lei per esempio mi fa vedere delle scene eh, in cui eh, sono successive, delle scene un po' di, non so, tra la mortificazione e la violenza rispetto ad alcuni uomini con cui lei si è rapportata professionalmente parlando. Uh -huh. Va bene, espresso così? Uh -huh. Mm. Eh, e mi fa vedere eh, come eh, lei si stesse come punendo cioè come se ci fosse eh, una specie di eh, meccanismo doppio da un lato lei che si prendeva una rivalsa e dall'altro lei che si faceva punire eh, sono avvenuti dei fatti molto forti e molto spiacevoli che tuttora l'hanno segnata, cioè la segnano tuttora, ecco, lei in parte non si perdona questa sua uh, sexual liberation, ok? Uh -huh. eh, ma non se la perdona anche perché non se la spiega, ecco, perché è accaduta. Lei di sua spontanea volontà non ne avrebbe proprio parlato no? di questa parte qua della sua vita, uh -huh. Invece è la parte di rimente, la parte essenziale. Non lo so, a me continua a mostrare delle bambole, quindi proprio delle cose relative a quando lei era bambina. Ce lo mostri, noi siamo qua a sentire il rapporto, abbiamo il rapporto diretto con la, con, la, con la sua PS, quindi ci dica che cosa dobbiamo ricordare, cosa deve ricordare Maria. La PS sa già tutto, deve solo ricordarselo ce lo dica facciamo, facciamo prima abbiamo finito e eh, qua ci sono però dei cioè io posso arrivare dove lei me lo permette cioè io non è che posso violare cosa ti fa vedere mi fa vedere delle bambole mi fa vedere un cortile <coughs> cosa è successo io voglio sapere cosa è successo <ride> anche io lo vorrei sapere però io ti dico, io posso arrivare fino a un certo punto, cioè se lei quella porta me la tiene chiusa, io non, non la posso aprire, capisci? Ma lei chi Maria o la sua PS? E, beh, mh, entrambe, no? Nel senso che mh, in un certo senso la PS potrebbe proteggere Maria se Maria non è pronta, diciamo così, no? Perché chiaramente cioè, non, non è che... Va bene Maria, se ti ah, trovi se ti ricordi qualcosa me lo scrivi nella chat, non accendi la cam, non accendi il microfono, me lo scrivi solo nella chat. Sì, non ve l'ho detto, mi ricordo che da bambina lo zio mi ha molestata o cose di questo genere. Se te lo ricordi, se non te lo ricordi non me lo scrivere. Ti ripeto, non accendere la cam, non accendere il microfono, scrivimelo nella chat. Te lo ripeto un'altra volta, solo nella chat, non accendere né il microfono, né la cam. Posso dirti una cosa importante a questo proposito? Eh, per Maria di non fare eh, cose di regressioni, eh, tecniche varie, ok? Eh, perché mh, sinceramente lei eh, eh, ha bisogno anche eh, di un po' di pace. Okay? Quindi non, non si deve torturare in tecniche un po' violente, sai, in cui estrapolano cose. Eh, se viene in un certo senso spontaneamente, bene. Eh, cioè noi la stiamo trattando con molto rispetto, va bene? Ci sono altre tecniche in cui questo rispetto non c'è. Mm. Io la vedo lei, essendo così mh, anche un po' fragile, vulnerabile che poi è predisposta all'attacco di entità, quindi occhio, eh, di gestire questa cosa con molta calma, molto, mol, molto amore per se stessa. Ecco. Beh, parliamo del, a questo proposito della fattura subita. Eh. Sacchettino di pelle nera con dentro due, non si è capito, comunque diciamo auricolari o oggetti che si potevano mettere dentro un orecchio. La maga ha detto che era una fattura. Si sono mossi quando, oltre a stare male lei, è iniziato a stare male il marito e poi il figlio e la figlia. <coughs> Hanno fatto quello che diceva la maga, l'hanno messo nel cimitero, bla bla, l'hanno riportato a casa il sacchettino e è sparito tutto. Ma poi è sparito anche il sacchettino, smaterializzato. L'ha preso qualcuno della famiglia? Sì, secondo me sì. Perché lì vedo proprio un intervento umano di qualcuno che non ne vuole più sapere di questo. Eh, allora, è come se Maria avesse aperto le porte anche con una certa ingenuità ehm, a una serie di situazioni ambigue, ehm, per cui lei eh, si è anche... Io vedo un po' pa vari pasticci okay, da parte di Maria, eh, nel senso che crea ehm, a volte dei rapporti. Ehm, che le complicano davvero la vita perché è come se si creasse poi una catena eh, negativa. Ok, quindi lei fa una cosa anche abbastanza ingenuamente, ma questa cosa va a pestare i piedi a qualcuno. Questo qualcuno si arrabbia con lei eh, e va a pestare i piedi a qualcuno che eh, ha molta ehm, eh, familiarità con ehm, l'occultismo con la magia nera. Quindi è accaduto questo. Eh, ora ha io ho fattura. Allora, a me dà la provenienza d'origine sua. Ok? Ah. Ma chi? lei non è italiana. Vabbè, ok. Ma chi? Una mm? famiglia del suo paese, la sua famiglia, i suoi eh. parenti No, non mi sembra, allora, conoscenti sì, persone che lei conosce sì, eh, però um, um, legati a questa sua cultura d'origine, ok, mm. non, non li vedo, cioè se lei conosce delle persone in Italia con cui ha avuto problematiche, secondo me non sono italiani, ok, mm. hanno quindi comunque mm. origini eh, straniere, tanto ci siamo capiti mm? da dove provengono. Eh sì, ma perché? Ah gelosia, invidia, mm. di cosa? perché l'ha lamentita? Um, come se lei stesse portando via qualcosa che eh, non le apparteneva eh, e quindi è stata colpita lei e l'intera famiglia come se fosse una specie di eh, macchia d'olio che si allarga okay? perché volevano colpire anzitutto lei però ehm, questa macchia d'olio che si allarga poi va nel eh, momento in cui si estende eh, a mh, colpire anche gli altri membri della famiglia. Perché? In Le prima fatto... analisi il marito e poi i figli che hanno fatto questa fattura. Come si chiama questa fattura? Ma a me viene appropriazione indebita. Di cosa? Come se lei avesse fatto un qualcosa per appropriarsi di qualcosa. Uno o di qualcosa che non le apparteneva. Uomo? E potrebbe essere un uomo e qualcosa anche eh, di materiale collegato a questa persona. Come tutte le fatture poi si estende a tutta la famiglia? Uh, eh, eh, sì, 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 sì. Eh, però l'obiettivo era... Lei. Lei, sì. La maga l'ha disattivata, suggerendo una serie di azioni. Allora, diciamo che la maga le ha come dato la forza, l'incentivo a Maria stessa eh, di dire basta a questa forza malefica, interrompere questo maleficio. E si è interrotto. Allora, questo maleficio si, si è interrotto. Infatti, vedo che si, si è, e la macchia d'olio mi fa vedere che si ritira e quindi anche i sintomi avvertiti da lei più gli altri componenti della famiglia mano a mano svaniscono. Vabbè. <coughs> eh, è tornata indietro la fattura al mittente, moltiplicata per 10, 100, eh, mi fa vedere diversi disagi all'interno di quella famiglia. Va bene, chiedi a Maria una, un fattore di moltiplicazione da 1 a 100. C'è un fatto che Maria si sente in parte responsabile di quello che è successo. Fa niente, le fatture non si fanno esatto. un fattore di moltiplicazione, e lei che lo 70. può decidere bene, torni 60. indietro al 70% potenziata, cioè di 70 volte potenziata. Rifacciamo le cose come vanno fatte, questo gioco funziona così, chi lo fa l'aspetti. E eh, se questa fattura già avviata da tanto tempo, cioè la vedo indietro nel tempo, non mi sembra una mm. roba recente, eh. mi sembra che siamo passati diversi anni, già in realtà hanno iniziato ad accadere tutta una serie di eh, boomerang negativi. Ma, no? ma il boomerang è tornato, è stato moltipli è tornato, moltiplicato di uno o di cosa? Non credo di 70. No, no i 10? Bene, 6 di 10 direi. Bene. Torna rimoltiplicato di 60 mh, rimanenti. sì, è giusto che sia così. No, sì. eh no, è questo il gioco. L'abbiamo creato noi, queste sono le regole. Vanno fatte e rispettate le regole così come sono. Chi fa fatture lo sa e quindi se la prende in saccoccia, cazzi suoi. Fai pure fatture, però è importante che poi prendi le conseguenze. Tutto deve tornare indietro, tutto bello preciso, oggi noi pettiniamo i capelli, belli, precisi, come va fatto. Mm. Tu fai il taglio, e io la tinta. Mm. Ah già, eh. sì, sì, sì. Fatto? Ah fatto? sì, Maria. L'ha fatto, l'ha fatto, e come se l'ha fatto, sì. Bene, il sacchettino chi l'ha tolto? A me da una figura maschile tenderei a dire più il figlio, poi potrebbe anche essere il marito, però io propenderei di più per il figlio. Figlio, figlia e marito nel cinema. Il figlio ci spiega se viene perché l'ha fatto. E eliminare... Mm, eh. Allora aspetta perché mi dice l'eliminazione di qualsiasi possibile interferenza. Così? Non si fa così. Eh. È chiaro che lui non ha le conoscenze necessarie ecco, per questo tipo di cose. Io penso che ci sia anche un livello di mh, esasperazione a un certo punto all'interno di, di quella. Però aspetta, perché il bambino. Eh, aspetta, però mi fa vedere. Oddio, santo. Perché il bambino. Lui era bambino in realtà. Ah, ok, no. Quindi era il marito perché era più giovane. Perché penso che sia una vicenda vecchia, almeno di dieci anni. Perché come me li fa vedere, sembrano tutti più giovani. Quindi allora, evidentemente, è stato il marito, perché vedo una figura maschile, però abbastanza giovane, perciò che dicevo il figlio. Però no, potrebbe essere il marito anni e anni fa. Ehm, come se si fosse creato un livello proprio di esasperazione. E pertanto, eh, attraverso questo gesto okay, di buttare via questo oggetto era come dire basta, non ne posso più, via. Fine, fine di tutto. Ma la fattura era comunque tolta. Eh, io dico di sì. Sì, si era praticamente disattivata l'azione di questa fattura. Sì, quello sì. Quello sì. Va bene. <coughs> Causa esoterica della scarsa sensibilità. Difesa un no. difetto. Sì, no, no, non è vero, cioè no, assolutamente è forse l'esatto opposto. Lei ha un'eccessiva sensibilità ehm, e il timore proprio che es esprimendola, esternandola, incarnandola così come lei è, eh, sarebbe attaccabile su tutti i fronti. Ecco, eh, e ti dico appunto che proprio per questo lei si è creata questo impianto mentale a forma di accetta. Che dividendo l'emisfero destro dall'emisfero sinistro in qualche modo impedisce no, la comunicazione anche delle emozioni. E in un certo senso fa sì anche che ci sia la rimozione dei ricordi, questa accetta qui. Causa esoterica dell'essere una rompiballe scorbutica, lei si definisce. Mm, sì, direi che più o meno la cosa è la stessa. Cioè, questa è la, la scorza, la corazza. Che lei si è creata eh, per eh, difendersi, per eh, sopravvivere, ehm, a, mh, diciamo così, a tutto questo caos e a queste ferite, anche ecco, della vita. Prima mi scriveva che circa i ricordi da bambina. Si ricorda di aver, che le hanno detto che a lei aveva spelato o spellato una bambola. Non so bene cosa significhi, ma te lo dico. Orca, spellato una bambola. Sbucciato, forse una bambola? No, spellato. Proprio. Magari ha grattato la superficie, non so tolto i capelli, la pittura che ricopre la bocca, gli occhi? So. Sì, le bambole sono centrali. All'inizio ho pensato come riferimento per un'età. Adesso questa per esempio che mi mostra ha i capelli di lana, no? Uh, ma perché, vedi, è come se in un certo senso quello che lei fa, le bambole, è un qualcosa che lei ha visto barra ricevuto, Beh. ha tolto lo scalpo. Ah, quindi la testa proprio, no? Si I parla capelli. della testa, ah, vedi. E lei è rimasta impresso questo ricordo che le hanno detto che lei ha fatto ciò. Ecco, vedi, infatti, lei ha questo impianto mentale qui tra le proprio in testa no questa accetta chi ha tolto lo scalpo alla bambola ma sai che io la vedo come una sorta di eh, rabbia repressa cioè che lei ha eh, fatto questo sfogo qua Okay? di strappare i diciamo capelli alla bambola come una sorta di eh, repressione di un contenuto, okay? c'è cioè un contenuto represso dentro di sé che è quasi esplosivo e lei per sfogarsi fa questo. Causa esoterica della mh, dipendenza da sesso del passato. Mi fa vedere proprio questa immagine. Lei a un certo punto chiude il libro con gran forza, fa questo gesto deciso no? e fa un gran rumore. È come di dire eh, basta questa parte della mia vita da sognatrice, da intellettuale, entro nella crudezza della vita, perché la vita vera è fatta di quello, è fatta della materia, è fatta del corpo. Non ha senso ehm, nutrirsi di sogni, eh, di conoscenze, ehm, di bellezza. Io ritorno a ribadire che secondo me ci sono stati dei messaggi fisici di una certa ambiguità nel corso della sua crescita, che poi hanno avuto questo sfogo improvviso. In cui lei è sembrata proprio come una bomba bon, che d'improvviso esplode, però era stata caricata prima. Uh -huh. E vedo che in questa sua eh, esplosione sessuale no? mm, a 360 gradi cioè, mm, ha sperimentato molto, eccetera. Ecco, eh, lì eh, è stata veramente un po' tartassata ecco dall'entità che potevano tanto assorbire energia da lei in questi momenti in cui sembrava quasi persa, ecco, non, non aveva più un riferimento interiore, era tutta mh, esteriorizzata, tutto corpo, tutta energia sessuale. Chiamiamo tutti i parenti. Di tutte le generazioni di Maria mancati e in primis il padre portale aureo aperto. Insomma, mi si presenta in lacrime il padre. Mi fa vedere che lui si percepisce come un fiore. Ehm, ehm, Oddio, aspetta, eh, cresciuto nel concime, no? il che potrebbe essere assolutamente positivo perché eh, il concime intendendo proprio come, eh, come escrementi, come feci, sono uh -huh. sicuramente un fertilizzante no? per la terra. Però il messaggio che mi manda è come se lui fosse eh, un fiore nonostante essere vissuto nella M. Uh -huh. Credo che non abbia avuto una vita così semplice il padre: che abbia avuto parecchie difficoltà. Come mm. lo vedi? Come bloccato dentro un cubo di plexiglass. Come se volesse comunicare e non ci riesce, e sbatte contro, eh, le mani contro questo cubo di plexiglass. Come se ci fosse proprio questa difficoltà di comunicazione generazionale, eh, la sua e poi così come è tuttora quella di Maria rispetto ai propri figli, no? Lui l'ha me lo stata? No, secondo me no. Beh, Bic al padre. È come se le, gli cascassero le braccia, gli dai la vic e vedo che toglie le mani dal plexiglass e diventano delle braccia lunghe. Cosa dice? Quanto, è eh, quanto è difficile comunicare con se stessi e con i propri figli. E questo crea i drammi, i grandi drammi. E invece la vita potrebbe essere così semplice? La vita è un sogno, è un gioco, non c'è nessun dramma, solo balle. Mm. Se questa è la considerazione dopo la Vic, bene che abbia una seconda un a tu doppio. Vic Vite Precedenti, questo uomo vede contemporaneamente tutte le sue vite precedenti e tutte le vite precedenti di tutti. E adesso ci lascia a noi un messaggio e poi alla figlia di quel gioco Vita che ha appena trascorso. Ah, ci sono varie cose legate alla Chiesa, vedo, alla religione nella sua, nelle sue vite, perché mi fa vedere diverse volte le mani in preghiera, dei rosari, cose simili. Um, allora, uh, eh, tipo eh, Ritira fuori la cosa che, con cui tu avevi iniziato della, della bambina interiore e dice: Ama la tua bambina interiore e la vita sboccia. Infatti, mi fa vedere, allora vedo il padre che guarda la figlia, che tiene le mani della figlia, ed è come se in questo modo, mentre lui le tiene le mani, lei riesce a vedere e a provare tenerezza per la propria bambina interiore, e in quel momento il mondo. Diventa colorato, mentre prima era un po' color seppia, grigio. Ma anche che messaggio lascia adesso? È questo, come se volesse proprio eh, portare l'attenzione alla bambina interiore di Maria, come se da quello nascesse tutto il resto. E vedo non so, come se lui le volesse aiutare in questo processo perché le tiene le mani. Vuole specificare un messaggio in parole? Sei ancora una bambina piccola, piccola, eppure sei una donna gigante. C'è qualche altro, altro disincarnato che si è fatto vivo di, di una certa importanza, diciamo? Eh, credo che siano eh, delle nonne, forse una nonna, nonna, vedo donna. Eh, sembra che mi, mi appare un po' cupa. Uh. Um. Insomma, vedo un po' dei sacrifici familiari, forse ha fatto, ecco. Non è stata una vita ehm, dedicata a se stessa, ecco. Però è come se fosse contenta ecco, di questa azione da parte della nipote. Perché eh, percepisco che Maria sta facendo un qualcosa di fortemente liberatorio per tutte eh, le sue generazioni. È come se tutti quanti la ringraziassero perché si sentono tutti alleggeriti da questa cosa. Come se ci fosse stata una cappa, eh, una nuvola un po' scura, un po' opprimente. E lei la sta togliendo. In questa sessione? Sì, esatto. Con la fattura che ha già tolto? Sì. Mm. Ma l'ha sistemata. Se... Scusami? Ma l'ha sistemata in questa sessione? La questione fattura, chiusa? Definitivamente. Va bene, li salutiamo tutti, tutti nel portale aureo. Li vedo mm, sorridere come magari non avevano mai fatto nella loro vita. C'è proprio un'atmosfera di liberazione e in questo caso non ha nulla a che vedere con la liberazione intesa come sua entità mentale che abbiamo visto, no? Mm? Ma è proprio un'autentica profonda liberazione animica, ecco molto diciamo, bello per diciamo facendo in una questa sessione il taglio e il colore no? tagliamo un po' di cose i capelli no? e adesso creiamo il colore finiamo il taglio andando nel cluster a tagliare le sue eh uh, Boe, eh, i suoi fardelli. È un cluster un po' confuso. Ci sono oggetti di vario genere. Mi fa vedere un piccone, mi fa vedere delle boccette, mi fa vedere eh, qualcosa di arruffato che sembra quasi boh, un grumo di polvere. Mm. Oggetti così un po' quasi. Caotici, uh, senza nessun apparente, apparente collegamento fra di loro, li tiene? No, perché lei ha proprio questa necessità adesso di mettere ordine, di fare pulizia. Quindi, via assolutamente tu. non tiene niente, via tutto. Sì. E fa il colore ai capelli, cioè crea qui qualcosa. Perché è come se volesse ricreare quei capelli della bambola che aveva tolto e lo fa sui suoi capelli. Vedo che proprio si mette le mani fra i capelli, come a ravvivarseli, li scioglie, se li ravviva. Perché per lei è molto importante toccarsi la testa, mh? perché molte cose sono legate alla sua testa, l'impianto mentale, le orecchie. Ehm. La bocca, ok. Quindi molte cose sono legate alla sua testa, toccandosela è come se eh, riprendesse una connessione profonda con sé. Vedo infatti che mano a mano l'accetta si sta togliendo dalla sua testa, sta uscendo dalla sua testa. E più lei fa questo, più si tocca la testa e il viso, più si ravviva i capelli. In più ehm, crea intorno a sé la Deternum, eh, come se questa gestualità, questa quest azione okay, di accarezzarsi la testa eh, fosse necessario, liberatorio, per esprimere l'energia della Deternum, che è bianco, fondamentalmente bianchissimo avatar. Anche qui, taglio e colore. Tutto è incatenato. Proprio come le catene pesanti che lei si è portata dietro per tutta la vita. Perché lei in certo senso è stata proprio eh, incatenata den dentro a una finta Maria, non so. Capito, ha proposto al mondo, non l'autentica Maria. La vera Maria era incatenata via tutto. Sì, anche qua via tutto. Io la vedo che questa volta la Deernum lo fa quasi sprigionandolo dal proprio sorriso, eh, denti bianchi, madre perla proprio che generano altrettanto una Dernum bianchissimo, bellissimo luminosissimi. Benissimo. Uh, nella uh, situazione energetica di Maria esistono ancora entità eteriche? Mi fa vedere come le ha spazzate via tutte. Ed erano pesanti. Eh. Tracce della ghiacciante Mickey Mouse. No. Delle entità mentali? No, non più, no, no. Della fattura? No, no, no. Degli impianti? Mi fa vedere che ha proprio appena ultimato di togliersi quelli delle orecchie e della testa me non ha più nulla adesso come impianti <coughs> funghi porcini no nemmeno ricordi di infanzia di bambole sangue mm, allora rispetto a quella cosa lì mm, eh, lei può ricordarsi eh, L'importante è l'atteggiamento che lei ha verso questi ricordi, che è quello di eh, forza, eh, che è lei eh, la padrona di tutto quanto e che eh, non sono i ricordi o quello che è accaduto a prendere il sopravvento, è lei a gestire tutto, non sono loro che dominano lei. È lei che può usare tutte le sue esperienze per crescere, per evolvere. Messaggio del figlio a lei lì nel cinema. Lo vedo rilassato. E allo stesso tempo eh, con il volto eh, segnato dalle lacrime. Eh, io qualcosa avevo intuito, dice. Mi dispiace tanto mamma di tutto questo. Della figlia alla madre. E lo sai che ho tanti pensieri per, per il mio figlio letto. Mi piacerebbe riscoprirti come madre. del nipote alla, a Maria. È come se vedessi che il nipote ha degli ottimi margini di miglioramento, sai? È come se guardasse il nipote a Maria, eh, come percependo che il loro rapporto eh, può eh, anche sbloccarlo da certi punti di vista. Quindi l'invito per me di Maria è di ehm, eh, avere molto a che fare con questo bimbo, perché ci può essere una comprensione fra loro due molto, molto buona e ehm, molto significativa, utile per questo bimbo. Del marito a Maria. Ma quante ne abbiamo passate insieme? Si potrebbero scrivere tanti film nella no della nostra vita, cara vecchia moglie. Ah. Di Maria ai componenti del cinema. Messaggio: Mi sento nuova, voglio che voi mi, mi guardiate per quella che sono ora. Messaggio di Maria a se stessa. Allora, sento una potenza fulgorante dentro di me. Io ho trasformato e ancora lo sto facendo ogni cosa del mio passato. Mi dà proprio la sensazione che lei ha, eh, sta sviluppando in sé la piena consapevolezza che davvero può essere una donna nuova, che davvero può ribaltare la propria vita. Specialmente può risanare il rapporto con i figli sempre partendo da se stessa, perdonandosi per tutto quello che ha fatto, perché comunque quello che ha fatto le è servito per la propria evoluzione. Non c'è nulla da rimproverare, c'è da amare quello che ha fatto e Nuova il coraggio che ha avuto adesso ad arrivare qua. Nuova vibrazione. 150 miliardi consapevolezza il 170 ps 49 vite eh, 1995 cervello 8.4 come la vedi e abbiamo finito È come se mi dicesse che ha voglia di andarsi a cambiare, ha voglia di andarsi a sistemare per completare pienamente la nuova Maria, vedere fuori quello che lei si sente dentro. Va bene, pronta a tornare?